to really close. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Benvenuti all'undicesima giornata di campionato, seconda categoria, Cirone C. Formazione Pedaia: Angelo, Oscar, Girardi, Rotagnoli, Gianvasi, Lorandini, Pancheri, Chini, Franzoi, Stringari, De Paoli. Panchina: Zanoli, Ediker, Tapin, Savonati, Zumeri, Viada, Lizzardi. Allenatore: Matteo Valentini, Guadalini e Manico Sandrea. Possesso palla Pedaia, inizio primo tempo. Partiti: Deppa per Stringari, passaggio in profondità per Chini, che salta un avversario, prova il tiro e la palla esce. Rimessa Pedaia, recupera Medocruno, cerca di partire ma perde palla, cerca di recuperare Chini, la palla va a contrasto fisico con l'avversario, perde palla, recupera Medocruno, va a girare di recupero la palla, la passa Chini, lancio in profondità per Deppa, che è contrastato e il giocatore viene buttato giù e l'arbitro fischia il fallo. Punizione per Daia. Chini fa la centro sul primo palo, rinvia a mezzo corona. Possesso a mezzo corona del centrocampo, passaggio all'indietro, lancio in profondità per l'attaccante e l'altro fischia fuori gioco. Possesso a mezzo corona, cerca di tenere palla per il centrocampo, lancio in profondità, recupera Gervasi, la passa Stringari, che la passa per Tagnoli, guarda i compagni di squadra, lancia in profondità per Deppa che stoppa bene, cerca di sottraversare ma perde palla, recupera Bertagnoli, la palla a Franzoi, lancia in profondità ma perde la palla, sempre mezzo corona, lancia in profondità, tocca a Girardi ma recupera il mezzo corona sulla fascia, punta Bertagnoli, lo salta, palla al centro per Sontacchi ed è rete, 1-0 mezzo corona. Possesso a mezzo corona, rinvia Stringari, recupera mezzo corona, palla al centro, recupera Pancheri, passa a Franzoi che viene buttato a terra, sempre mezzo corona, lancio in profondità sulla fascia, passa al centro, lancio in profondità, lo recupera Oscar e perde subito palla, ecco il tiro e Angelo passa a terra, rinvio di Angelo. Colpo in testa di Gabbo che perde palla, riparte mezzo corona a centrocampo, lancia profondità per l'attaccante che viene staccato da Girardi e perde palla. Angolo Pedaia, palla al centro, rinvia mezzo corona, arriva a panchere il tiro e la palla finisce alta. Punizione Pedaia, Oscar lancia in profondità, recupera mezzo corona che cerca di ripartire ma recupera Stringari, la passa per Tagnoli, l'altra in profondità per Franzoi che la passa subito Gabbo, che la passa subito a Pancheri, l'altra in profondità per Deppa ma perde palla. Rimessa per Daia, Chini va dove sono i suoi compagni, passa indietro per Pancheri, subito in profondità per Deppa che salta un avversario col tiro e può tirare la para, mezzo corona, passato sulla fascia, salta Franzoi, ecco il tiro, la palla esce di poco. Angolo mezzo corona, passaggio corto, salta Girardi, passaggio all'indietro, cross al centro, colpo in testa e Angelo parla dei riflessi. Punizione Pedaia, Oscar sulla palla, lancio in profondità, colpo in testa, arriva Gabbo che perde palla, riparte mezzo corona, riprende Bertagnoli ma perde palla quindi riparte mezzo corona, passaggio sulla fascia, va a rovistare il compagno, lancia in profondità, col compagno netto fuori gioco ma non sa proseguire, ecco il tiro e Angelo para, rinvia Pedaia, recupera Chini, recupera in testa, cerca di recuperare Deppa ma prende palla, cerca di riparare Gabbo che recupera ma viene buttato a terra, fallo Pedaia, Oscar sulla palla, lancia in profondità, rinvia mezzo corona, recupera Pancheri, perde palla, la riprende al volo, prova il tiro, la palla esce, rinvio mezzo corona, colpo di testa di mezzo corona, recupera Chini, passaggio in profondità per Franzoi che è regolare, la sua portiere col tiro, la palla esce. Inizia il secondo tempo, possesso mezzo corona, lancio in profondità,
ma perdono subito palla e riparte la predaia. Rinvio di Angelo. Colpo di testa di Gabbo, che la passa a Chini. Prova a passare al centro ma nessuno ci arriva. Pancheri prende subito palla, poi ripartire mezzo corona. La fascia tiene palla con dei giochetti. Prova il tiro alla distanza e Angelo arriva in angolo. Condizione mezzo corona. Passaggio sulla fascia. Lancio in profondità, ma nessuno ci arriva. Mezzo corona. Perde palla ma recupera Deppa. La fascia, segue in palla, salta l'avversario, va via centrale, ne salta un altro, tiene sempre possesso palla, prova a fermarlo ma non riescono, lo passa a Chini in aria, punta avversario, lo salta ma è buttato giù, rigore per la predaia. Franzai sulla palla, prova il tiro ed è rete, 1-1, mentre con una predaia all'ottavo minuto del secondo tempo. Chini passa a Stringari, subito di nuovo per Chini sulla fascia, segue di palla ma la perde, vuole partire mezzo corona, passaggio centrale, guarda dove sono i suoi compagni, lancio in profondità per l'attaccante, lo stoppa, colpo di testa ma perde palla e recupera Angelo. Rinvio mezzo corona sulla profondità, passaggio indietro, palla al centro e la palla finisce alta. Punizione predaia, copri tacco per Rizzardi che prova il tiro e la palla esce. Possesso mezzo corona, lancio in profondità, tocca l'attaccante ma perde palla, recupera predaia, cerca di recuperare Gabbo in tutti i modi. Duello corpo a corpo ma tiene palla a mezzo corona. Passaggio per vie centrali sulla fascia destra, lancio in profondità che risulta fino a un tiro e Angelo la para. Rimessa predaia, lancio per Stringari che la passa a Deppa e tiene la palla sulla fascia, si invola, salta un avversario, passa a Rizzardi che prova il tiro ma si ferma, trova un buco il tiro e la palla esce fuori. Tiene predaia, Stringari sulla palla, lancio in profondità, recupera Rizzardi, ci risulta l'avversario e viene buttato giù. Posizione predaia, finta arrabbiata, il tiro di Rizzardi che finisce in rete, 2-1 predaia al 46esimo del secondo tempo, il campionato è ancora aperto. Possesso mezzo corona, cerca di avanzare ma recupera predaia, passato per vie centrali e l'arbitro fischia la fine della partita, 2-1 predaia. Qui ci sono i risultati dell'undicesima giornata. Ronaggi Paganella 1-1, Durasiana Adige 4-1, Giovola Rovere 0-1, Mezzocorona Predaia 1-2, San Rocco Cauriol 3-0, Longobardo Solanta 0-3, riposa il Solteri. Qui vediamo la classifica, con Mezzocorona al primo posto con 22 punti, a seguire Predaia 21 e Paganella 21, e Longobardo 17 punti e tutti gli altri a seguire. Noi ci vediamo domenica 26 novembre dalle 14.30 a Taio.